Va in onda questa sera su Rai 2 la quarta puntata di Boss in Incognito. Il programma condotto da Costantino Della Gherardesca è giunto alla sua seconda edizione. Il format prevede che in ogni puntata un imprenditore abbandoni la sua postazione di comando per infiltrarsi tra i dipendenti della sua azienda e lavorare insieme a loro rigorosamente in incognito. Nessuno sarà a conoscenza della reale identità del boss, che dovrà dimostrarsi un abile dissimulatore, fingendo che le telecamere che si porta appresso fanno parte di un documentario sul mondo del lavoro. Il protagonista di questa settimana si chiama Sandro Ferrone, marchio importante nel settore della moda e del Made in Italy. Entriamo allora nel dettaglio grazie alle nostre anticipazioni. Il marchio Sandro Ferrone nasce nell'immediato dopoguerra ed esplode negli anni del boom economico, sino a diventare una SPA. Gli anni 90 sono stati caratterizzati da un profondo cambiamento dell'azienda, al timone della quale è rimasto sempre lui, Sandro Ferrone. Con 2 milioni di capi venduti, la Griff fattura circa 30 milioni di euro all'anno. Con i suoi 100 punti vendita è presente in Italia e in 25 paesi all'estero. Alla base del successo dell'azienda c'è una strategia ben precisa: utili bassi e ricavi garantiti dall'intensità della produzione. Un marchio al passo con i tempi, sempre pronto a seguire le tendenze della moda. Sandro Ferrone ha la fama di essere un perfezionista e un lavoratore instancabile. E proprio questa continua ricerca della perfezione ha spinto l'imprenditore ad accettare la sfida di Boss in Incognito. Per una settimana lavorerà a stretto gomito con i suoi dipendenti. Affiancherà un addetto alle consegne e poi un rappresentante all'interno di uno showroom del Veneto. Si calerà quindi nei panni di un commesso e poi trascorrerà una giornata di lavoro insieme ad un modellista. Sarà una preziosa esperienza che gli permetterà di osservare da vicino criticità e aree di miglioramento della sua azienda, ottimizzare i tempi ed incidere significativamente sulla qualità del lavoro dei suoi lavoratori.